Investire in tecnologia in Italia significa oggi soprattutto creare innovazione. Nel pieno della rivoluzione energetica in atto, infatti, non può bastare adottare le soluzioni che vengono da fuori. Lo ha affermato Carlo Rosa, Chief Executive Officer di Diasorin, gruppo di eccellenza nella diagnostica in vitro, invitato alla tappa torinese di energia d'impresa. Se lei sviluppa tecnologia, dopodiché è in grado di venderla sul mercato, crea posti di lavoro, crea incentivi per l'università, crea un tessuto sociale che in realtà migliora, no? E si auto, in qualche modo autoalimenta. Se lei non lo fa e diventa solamente un paese che riceve tecnologie da fuori, alla fine diventa un mercato. E un mercato, alla fine, soprattutto con tecnologie molto costose, arriva al punto in cui non se le può più permettere, per cui è un ciclo poco virtuoso. Per creare innovazione, tiene però a sottolineare Rosa, non basta chiudersi nei propri laboratori, ma bisogna continuare a guardare anche oltre i confini nazionali. La ricerca conta tantissimo, quello che bisogna riuscire a capire è se uno la fa o la va a cercare, la compra, se la porta a casa e produce. Con la ricerca fatta da fuori, cioè il paradigma per cui devo fare ricerche e produrre in casa, oggi in un mondo globale non è più vero. Posso andarmela a cercare, me la porto in casa, la licenzio, la porto in casa, ma devo produrre, cioè alla fine la produzione del bene è quella che genera ricchezza nel paese.